Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi un video diverso dal solito e come vi suggerirà il titolo parleremo di un argomento molto interessante, soprattutto nei giorni nostri. Ci capita spesso di essere contattati da artisti che vogliono riproporre dal vivo gli arrangiamenti delle loro versioni studio e molto spesso contengono all'interno molte parti ritmiche ed elettronica. Quindi oggi andremo a parlare proprio di questo, come riproporre live tutti quei suoni elettronici insieme al kit ibrido, senza rinunciare alla batteria acustica sostanzialmente. E per far questo oggi analizzeremo nel dettaglio il brano Universo della mia amica Dalila Spagnolo, che ringrazio e vi consiglio di andare ad ascoltare, magari vi lascio il link qui da qualche parte sullo schermo. In questo video parleremo principalmente di tre punti. Il primo è quale attrezzatura utilizzare per poter applicare questi suoni elettronici sul nostro set acustico. Il secondo è la scelta più adeguata dei suoni in base al brano, e il terzo è che approccio avere sul brano dal punto di vista dell'esecuzione. Benissimo, partiamo dall'attrezzatura. Vi parlo della mia ovviamente, però questo è un concetto abbastanza generale. Passiamo a questa camera. Io utilizzo principalmente per rendere elettronico il mio set, questo Alesis Sample Pad, a cui ho collegato tramite dei trigger, nel mio caso autocostruiti, il kick e snare, perché sono principalmente le parti più importanti in questo brano. Poi ovviamente in altri brani c'è anche la necessità di rendere elettronico e qualche altro componente del set, ma nel nostro caso, nel brano Universo, ho deciso di rendere, anzi di aggiungere dei sample elettronici a casse rullanti. Quindi casse rullanti vanno tramite dei trigger, non so se li vedete dalla camera, dentro la mia centralina Alesis, e quindi questo ci permette di aggiungere al suono naturale di casse rullante i sample che andiamo a scegliere. A proposito, questa parte è davvero fondamentale. La scelta dei suoni è importante, perché quando un artista ci chiama e ci chiede di avere un determinato suono, è cura del batterista andare a cercare, ascoltando magari il brano originale o facendosi aiutare dall'ingegnere del suono che ha mixato quel brano, i suoni adatti. E nel mio caso, sono andato a prendere una libreria di una drum machine 808 di cassa. Mentre per il rullante, il suono che si avvicinava di più a quello contenuto nel brano originale è quello di una clap dell'808 che potete sentire qui. La magia del kit ibrido è questa, perché dal vivo potrebbe sembrare un po' freddo, passatemi il termine, suonare con un kit completamente elettronico. Quindi la magia è proprio questa: poter riarrangiare il brano su un kit acustico, però aggiungendoci dei suoni elettronici. Una volta scelti i suoni assegnati a cassa e rullante, vi faccio sentire la differenza con e senza sample. Come potete sentire, nella prima parte abbiamo il kit acustico, e quindi ci permette di comunque avere il nostro suono del nostro kit. Nella seconda parte, invece, sentite come il suono si arricchisce con questi sample elettronici. Quindi questo sicuramente ci aiuterà ad ottenere un suono pieno e quanto più simile all'originale, senza però perdere la naturalezza del suono della batteria acustica. Però ovviamente l'utilizzo di questi sample, e quindi con l'aggiunta di queste centraline, ci deve far prestare attenzione anche nell'esecuzione. Che suona un 3 nel 2. Quindi abbiamo questo andamento molto classico in 4 quarti, però con l'aggiunta di questo hi-hat davvero particolare. In questi casi è estremamente importante essere davvero sul click, perché come vedete stiamo suonando una terzina su un tempo binario, perché abbiamo la cassa che fa. In questo caso particolare, vedete come la dinamica di questo hi-hat va a calare, ok?
sempre per rifarci alla batteria elettronica registrata in originale. Quindi tutti questi accorgimenti, seppur pochi, ci permettono di avere un groove davvero compatto, preciso e con i suoni giusti. Passiamo adesso a analizzare il ritornello. Anche in questo caso è davvero importante essere strettissimi sul BPM in modo da simulare una drum machine, perché ci sono vari contesti in cui possiamo fluttuare fra un BPM e l'altro, però in casi come questi è sicuramente una scelta più adatta rimanere drittissimi sul click. Ovviamente questo riguarda l'analisi stretta su strofe e ritornello, però ovviamente in una situazione dal vivo nulla ci vieta di arricchire l'arrangiamento con dei fill. Questo per dimostrare che non bisogna necessariamente utilizzare un kit elettronico dal vivo, ma possiamo tranquillamente utilizzare la nostra batteria acustica, abbinata a una centralina e dei trigger, per poter miscelare il nostro suono acustico con i suoni elettronici utilizzati nel disco. Bene, se questo nuovo format vi è piaciuto, vi prego di scrivermelo nei commenti in modo da poter creare nuovi contenuti. Adesso vi lascio l'esecuzione completa del brano con tutti i suoni mixati, batteria acustica più sample. E alla prossima! Ho perso troppo tempo nel mio da fare, mi prometto che me ne starò in riva al mare. Passato troppo tempo ad aspettare, relazioni stabili da trasformare. Adesso che ho più tempo per apprezzare, faccio i conti con l'assenza di personale. Punto di vista da ignorare perché non faccia male. E puoi stringermi la mano ogni volta che sei solo. Dentro questa nostalgia c'è l'universo. E coltiviamoci di pace, raccoglieremo un frutto vero. Siamo stretti che domani sarei stato come speravo, ma adesso che ho più tempo ed ho capito l'esperienza umana del valore di un abbraccio, perso nel tempo da ritrovare nuova legge sociale.